SAIE Riparti Italia, dal Salone dell'Edilizia edizione 2020 di Bologna, segnali di ripresa per il settore delle costruzioni, all'insegna delle innovazioni, delle tecnologie e della sostenibilità. È un buon segno il fatto che ci sia questa fiera, c'è sempre stata, in quest'anno è in versione un po' ridotta, ma comunque si vede l'interesse, la passione e anche la voglia del settore edile di riscattarsi. Speriamo che anche il Superbonus 110% aiuti ovviamente in questa ripresa. Dove sta andando questo nuovo modo di costruire? Quali sono un po' le linee guida di questa nuova epoca che stiamo vivendo? Il mondo dell'edilizia era già incamminato verso un cambiamento radicale, una nuova visione del costruire, della qualità, della sostenibilità. Gli eventi dell'ultimo anno, il Covid in particolare, ha ancora più cambiato le esigenze del mercato, la richiesta delle persone, il modo di vita più salubre, più sano, con diversi spazi da rigenerare e creare delle abitazioni dove la gente si trovi sicura anche dal punto di vista sanitario e possa svolgere quelle attività sociali che oggi sempre di più saranno svolte all'interno della casa. Purtroppo quest'anno noi abbiamo avuto i mesi di marzo, aprile e maggio che hanno dato dei segnali negativi pesanti, meno 50, meno 70, meno 30%. Abbiamo avuto una ripresa, nei mesi estivi si è consolidata, oggi abbiamo una perdita generale intorno al 12% sul fatturato generale anno del nostro settore. Speriamo nei prossimi mesi non ci sia un ritorno di blocco, perché questo sarebbe grave e forse deleterio per la nostra economia. Questa edizione del SAIE dà qualche segnale di ripresa, insomma, del settore, si spera che in qualche modo si stia ripartendo, è così? Sì, il SAIE proprio sta a testimoniare la voglia, la volontà di ripresa e anche la risposta che abbiamo trovato nel territorio italiano, questa voglia di rimetterci in gioco e di trovare nuove soluzioni e nuovo modo di costruire, di vivere e anche di lavorare, perché anche il lavoro nei cantieri e negli uffici cambia notevolmente però vediamo che i nostri imprenditori e le nostre strutture stanno rispondendo bene. È naturale che il mercato dei lavori pubblici sia determinato dalla domanda pubblica, come si forma, come si decide, come si programma, come si attua. Questo è il vero grande nodo di tutta la questione. Se la domanda pubblica è di qualità, perché è stata oggetto di concertazione, è stata oggetto di una programmazione attenta, saranno di qualità anche i prodotti che questa domanda ha generato. Saranno virtuosi i comportamenti dell'impresa, ma saranno virtuosi anche i comportamenti delle varie stazioni appaltanti. Anche le forme di rapporto col privato dipendono da questo. Noi abbiamo oggi sostanzialmente un privato che partecipa alla formazione della domanda pubblica in una misura troppo ridotta. Bisogna superare questa logica. Le amministrazioni devono avere fiducia negli strumenti che le direttive comunitarie ci mettono a disposizione e che purtroppo il codice dei contratti pubblici quasi ignora. Io non parlo solo del project finance, del partenariato pubblico-privato, parlo delle altre forme, il contratto di innovazione, gli strumenti di rapporto col privato quando il pubblico vuole mettere a scambio di un intervento una serie di immobili, al dialogo competitivo ad esempio. Il mercato, la domanda pubblica serve a creare la nuova economia, serve a creare l'innovazione. Se non si capisce questo e si pensa che tutto sia dedicato e deformato dal solo meccanismo della gestione della gara per l'affidamento, si sbaglia molto e purtroppo in questo momento stiamo sbagliando, in un momento in cui sarebbe particolarmente importante avere coraggio verso l'innovazione. Le casse edili insieme al sistema dei CPT, delle scuole edili, contribuiscono a far sì che questo settore, che è particolarmente esposto, possa garantire degli standard di sicurezza. I nostri RLST sono impegnati quotidianamente sui territori per la verifica della regolarità. È chiaro che tanto si fa, ma è ancora poco quello che si riesce a portare a casa. L'obiettivo è sicurezza al 100% e infortuni zero. Tutto il sistema bilaterale è impegnato nel perseguimento di questi importanti obiettivi per far sì che la salute e la sicurezza dei lavoratori siano sempre posti al primo piano. E in questo l'etica e la regolarità sono pilastri fondamentali. Sapere che un'azienda è iscritta alla cassa edile, che versa regolarmente le ore, che copre i contributi dei lavoratori, sono anch'essi un presidio di regolarità rispetto alle tematiche che più ci stanno a cuore. L'edilizia è ripartita con fatica, ma è ripartita anche con un volano che ci aspettiamo e speriamo sia importante, quello dei bonus del 110%. Si è finalmente concretizzato quello che le organizzazioni sindacali sostengono da anni, che per far ripartire l'economia in un momento così delicato l'edilizia è sicuramente un settore volano. Mettere in piedi degli investimenti, dei sistemi che garantiscano che il settore riparte vuol dire dare ossigeno e ripartenza a tutti. L'IPLE quando viene al SAIE cerca di far vedere quello che siamo, cioè un ente di formazione, ma un ente di formazione particolare, perché non facciamo solo la formazione del BIM teorico, cerchiamo ovviamente di collegare le due parti, così se si può dire due parti diverse, quella che è di progettazione di ufficio con il vero cantiere, e quindi qui simuliamo proprio un piccolo cantiere dove facciamo vedere proprio anche l'integrazione tra quello che è la lavorazione tradizionale, per esempio in questo caso di una facciata ventilata, con però tutta la parte tecnologica, quindi l'esistente che viene scannerizzato, viene digitalizzato, si trasforma in un modello BIM e altrettanto al contrario nella fase successiva di realizzazione, quindi il BIM e la parte digitalizzata ci guida anche nel montaggio degli elementi e della facciata ventilata, per esempio, e quindi facciamo vedere proprio tutto il processo. Quindi la nostra formazione è fatta anche su un aspetto, come dire, a 360 gradi che copre tutto l'intero settore. La possibilità di creare virtualmente l'edificio prima che sia creato fisicamente permette così di anticipare tutta una serie di problematiche che altrimenti ci si ritroverebbe ad affrontare in emergenza durante il cantiere. Questo permette di ridurre al massimo le varianti e di efficientare al massimo il lavoro, organizzarlo in anticipo e rendere più fluido tutto il cantiere. E poi possiamo verificare che quello che avevamo programmato sia stato effettivamente effettuato, capire se stiamo procedendo secondo i tempi. Tutto questo grazie anche a una interconnessione fra il concetto di modello BIM con oggetti parametrici intelligenti, sia con l'aiuto di nuvole di punti che provengono da laser scanner, da scansioni con laser scanner, che ci permettono di verificare l'avanzamento reale del cantiere. Dalla progettazione BIM al cantiere vero, come avviene il passaggio che vediamo simulato qui nello stand di IPLE? Qui abbiamo simulato proprio l'idea di questo stand fieristico all'interno del padiglione della fiera. Lo potete vedere qua tutto modellato all'interno di un software di BIM Authoring. Da qui potete vedere la scansione appunto dell'intervento, dello stand che è stato fatto tramite laser scanner, e si può appunto navigare e avere dei riferimenti corretti. Si possono per esempio anche prendere misure. Come fa il BIM a migliorare la sicurezza? E la sua possibilità di anticipare quello che sarà nella realtà, che sarà appunto fisicamente nel cantiere, ci permette di migliorare la sicurezza in cantiere. Tra le tecnologie utilizzate in cantiere esistono dei particolari sensori che rilevano la presenza o meno dei dispositivi, ad esempio di protezione, e ne segnalano l'assenza. Di che cosa si tratta? Noi lavoriamo sul cantiere 4.0, digitalizziamo tutto quello che è il processo di lavorazione all'interno anche di un cantiere e la sicurezza anche in cantiere. Noi siamo dotati di sensori Bluetooth che riescono a monitorare le attrezzature delle squadre di lavoro, e attraverso una nostra applicazione che parla praticamente con questi dispositivi e monitora se i dispositivi sono presenti in tutte le fasi di lavorazione, sia alla partenza e alla fine quando rientrano in magazzino, insomma rientrano a base, c'è un ulteriore controllo che monitora il fatto che tutte le attrezzature siano correttamente riportate in azienda. Abbiamo dei dispositivi che possono essere, controllano i DPI delle persone, quindi sono dei sensori che possono essere personalizzati in qualsiasi DPI, perché i sensori sono Bluetooth, quindi possiamo personalizzare qualsiasi dispositivo DPI, che dalla scarpa all'elmetto alla cintura, e praticamente c'è sempre un monitoraggio se effettivamente nel momento in cui iniziano a lavorare questi dispositivi di protezione individuale sono con il dipendente sostanzialmente. Se mancassero il sistema avvisa. Al polso vediamo che ha un braccialetto, che ha un sensore per la misurazione, per caso è in grado anche di stabilire se c'è il giusto distanziamento tra le persone in quest'epoca Covid? In epoca Covid abbiamo progettato e sviluppato questo braccialetto che misura la distanza interpersonale, che è molto importante per evitare il contagio da Covid-19. Il suo funzionamento è molto semplice, ogni operaio o dipendente deve essere dotato di questo braccialetto, il quale nel momento in cui c'è una distanza inferiore a un metro o un metro e mezzo, dipende, si può configurare, inizia a vibrare e quindi avvisa che ci deve essere una distanza maggiore fra le due persone. Ci troviamo in uno degli stand più tecnologici e con macchinari in movimento. Di che cosa si tratta? Al SAIE 2020 quest'anno presentiamo Costruzioni 4.0. L'intento è quello di mostrare quali sono le architetture del futuro e le tecnologie del futuro per realizzare tali architetture. Si parla di progettazione parametrica, si parla di fabbricazione digitale e robotica. Alle mie spalle vedete un modello realizzato in additive manufacturing con la stampa additiva, ma fatta in un modo fuori dagli schemi. È un sistema di rivestimento per facciate o di frangisole o di qualsivoglia struttura architettonica che parte dalla deposizione di materiale sperimentale caricato in fibra che può conformarsi con qualsiasi geometria, con qualsiasi design. Quindi viene data massima libertà espressiva agli architetti, agli artisti, agli ingegneri e la possibilità di essere realizzate queste strutture con delle alte performance. Questi sono dei moduli di facciata leggerissimi perché sono fatti in materiali composito ad alte prestazioni, facili da assemblare proprio perché il frame è ottenuto con una stampa additiva. Anche in questo caso utilizziamo una tecnologia nuova che stiamo sperimentando presso Index Lab Politecnico di Milano, che prevede la deposizione di materiale caricato in fibra che dà quella giusta consistenza per essere accoppiato con materiali compositi che danno poi il pacchetto finale. Sono dei pacchetti poi isolati, quindi alte prestazioni, leggerezza, prefabbricazione, tutto in un'ottica di andare verso un cantiere evoluto. Questo è un progetto innovativo e si può dire nuovo per il mondo delle costruzioni. Si tratta di profili tubolari tradizionali ai quali però viene applicata una stampa additiva a filo, quindi viene stampato 3D l'alluminio su profili in alluminio. E la cosa è interessante perché si possono realizzare delle clip per il fissaggio degli elementi di facciata, come possono essere frangisole, questi che vedete alle mie spalle, oppure pannelli di rivestimento. Questo abbatte notevolmente i tempi di costruzione e i costi di costruzione. Inoltre nel mock-up che vediamo qui dietro questa struttura DiaGrid è stata realizzata da un robot, ossia il robot prende questi elementi, li mette in posizione e un altro robot li salda insieme. Vediamo un'innovazione che è data dalla combinazione del materiale, che è un materiale, un calcestruzzo schiumato ultraleggero che è estrudibile, e l'utilizzo della robotica, quindi dell'automazione nell'edilizia. Principalmente le caratteristiche del materiale sono la leggerezza e le caratteristiche di buona prestazione acustica, buona resistenza al fuoco e ottima resistenza termica. E la caratteristica appunto di questo materiale è anche il fatto che può essere realizzato con densità differenti, e quindi un unico materiale può avere varie funzioni. Grazie alle caratteristiche di escludibilità e all'utilizzo della robotica è inoltre possibile realizzare degli elementi con una libertà formale completa e quindi non servono più le casseforme che comunque rappresentano un costo molto elevato e anche uno spreco di materiale, e inoltre grazie all'ottimizzazione topologica e funzionale è possibile utilizzare il materiale solo ed esclusivamente dove è necessario. Anche questa settimana, assieme all'associazione Succede solo a Bologna, siamo appunto alla scoperta di Bologna. Siamo nel cuore del centro storico della città, in San Petronio, ma una San Petronio che normalmente non vediamo, perché siamo nel sottotetto. Ebbene, andiamo proprio a scoprire le particolarità e i segreti di questo luogo. Ci troviamo all'interno del sottotetto della navata centrale della Basilica di San Petronio. È un luogo che è rimasto inaccessibile per secoli e che adesso è possibile visitare proprio in occasione dei lavori che sono in corso. Quelle che vediamo sono le travi portanti del tetto che servono proprio a scaricare il peso di questo tetto enorme e pesantissimo, perché è un tetto di mattoni. Sono travi di quercia e travi di abete che provengono dall'Appennino. Sono in questa posizione a capanna perché serve proprio che scarichino il peso sulle pareti laterali. Invece ai nostri piedi si vedono le volte della navata centrale, quindi queste enormi volte ogivali che vennero erette alla metà del 1600 da un architetto di nome Rainaldi, che compì quest'opera grandiosa della Basilica di San Petronio. La basilica, i lavori iniziarono alla fine del 1300, quindi molto tempo prima delle volte, si proseguì in maniera abbastanza veloce per i primi 100 anni circa, fino all'inizio del 500, ci furono poi diverse battute d'arresto e alla metà del 1600 si decise almeno di compiere la parte interna della basilica, quindi di realizzare delle volte, lasciando invece incompiuta la facciata come la conosciamo tutti. Allora, questi che vediamo sono invece degli argani che servivano per calare in basilica paramenti sacri oppure apparati scenici durante le messe solenni. Adesso ci troviamo invece affacciati su Piazza Maggiore. Abbiamo percorso l'intera navata centrale della basilica, che è lunga 132 metri. E questo fa appunto della basilica una delle maggiori chiese d'Italia, precisamente la terza chiesa più grande d'Italia, se consideriamo anche San Pietro, che però si trova in Vaticano e quindi in uno stato estero, è la quarta chiesa più grande. Molti bolognesi non sanno che le capriate e le travi in legno del tetto di San Petronio sono rimasti per più di un secolo a vista. Il soffitto con le volte in mattoni che vediamo oggi all'interno, da sotto, è stato costruito successivamente per nascondere alla vista proprio le travi in legno e abbellire l'interno delle navate. Il segreto dell'ottimo stato di conservazione di queste travi di legno risiede proprio nell'assenza dei due nemici principali che contribuiscono a danneggiare il legno nelle costruzioni: l'umidità e l'incendio. Oggi ovviamente esistono materiali e tecniche di restauro del legno molto avanzate per risolvere questi problemi, compreso il danneggiamento causato dagli insetti xilofagi, staffature in acciaio, rinforzi strutturali con fibre di carbonio, barre di vetroresina annegate all'interno delle travi, ricostruzione delle parti ammalorate con impasti resistenti a insetti e muffe, vernici tumescenti completamente trasparenti che proteggono le superfici di legno in caso di incendio, trasformandosi in schiume protettive. Per fortuna però, a parte qualche problema di infiltrazione dal manto di copertura in laterizio risolto alcuni anni fa, il sottotetto in legno di San Petronio non ha subito gli effetti a volte devastanti di questi fenomeni di degrado e resiste bene al tempo. Sono sempre tanti e incentrati su varie tematiche i corsi a cura di IPLE che si svolgono in completa sicurezza. Ve ne segnaliamo alcuni in sovraimpressione, ricordandovi che il sito www.edili.com è sempre aggiornato e consente di seguire le attività e i progetti dell'Istituto Professionale Edile, di iscriversi ai corsi e avere maggiori dettagli e informazioni su qualsiasi tema che riguarda il mondo delle costruzioni. Inoltre, ricordiamo che sul sito è attiva una sezione dedicata all'emergenza coronavirus, con documenti e informazioni utili per la gestione del lavoro in cantiere. Potete seguire l'Istituto Edile anche sui social, Facebook, LinkedIn e Instagram e rivedere le nostre trasmissioni sul canale YouTube.